Raffaello Tonon ha bestemmiato in diretta. Ecco il momento della bestemmia durante la puntata del GF VIP foto, video. Raffaello Tonon ha bestemmiato in diretta. Questo è il dubbio che sta assalendo diversi telespettatori da quando nell'ultima puntata del GF VIP, andata in onda il 30 ottobre, il concorrente avrebbe pronunciato una frase sibillina che alcuni hanno già etichettato come bestemmia. L'opinionista si trovava al duello di cultura generale con Giulia De Lellis quando, nel tentativo di darle una mano, si sarebbe lasciato sfuggire un'imprecazione passibile come da regolamento di squalifica. Ma davvero Raffaello Tonon ha bestemmiato in diretta? Noi come tanti altri facciamo fatica a crederlo e, rivedendo l'esatto momento, possiamo con tutta onestà escludere che si sia macchiato di un tal peccato mediatico. A conferma di ciò, leggiamo su Twitter, Cancelletto GF VIP dice cos'è la rossa, Amora GDL oddio le orecchie mi si sono incastrate stop e non credere a chi ha le visioni uditive e. Girovagando su social, pare che siano state le fan di Giulia De Lellis a mettere in giro la voce su Raffaello Tonon, o almeno così qualcuno scrive, quelle disagiate ha commentato un utente riferendosi alle damelline han fatto petizioni x battere fuori Tonon da lun scorso, stasera si sono inventate una bestemmia Cancelletto GF VIP Tonon è già fuori. Chi tifa per il concorrente entrato soltanto due settimane fa, infatti, riporta il virgolettato sulle tre caravelle di Cristoforo Colombo e allontana ancora i dubbi sull'imprecazione, era la Santa Maria, che è la rossa. Cos'è la rossa, amor? Oddio le orecchie, mi si sono incastrate. Se qui sentite bestemmie fatevi curare Cancelletto GF VIP. Voi da che parte state? Raffaello Tonon ha bestemmiato oppure è soltanto un nuovo attacco per minare la sua popolarità?